È la prima volta che c'è un riconoscimento di questo tipo a Massimo Troisi, ma soprattutto alla città d'origine. Sì, interessante il ringraziamento che va dato agli organizzatori del Vittorio Veneto Film Festival, è proprio perché questa volta si è coniugato quello che è l'omaggio a una figura come Massimo Troisi nel 60° anno di Troisi, coniugando la figura di Troisi anche alla partecipazione dell'amministrazione comunale, quindi della città di San Giorgio Clemano, città a cui era legatissimo Massimo Troisi. Massimo Troisi è un po' un punto di riferimento. San Giorgio è una città che all'interno ha una vita culturale molto forte, una vita culturale intensa, fatta da tante associazioni, da tanti movimenti, dal forum, dalle discussioni che si portano avanti, tanti attori che si promuovono a livello locale ma anche a livello nazionale. Abbiamo un premio di poesia nazionale. Abbiamo vari premi sulla musica fatti da giovani emergenti, quindi abbiamo anche tanti altri giovani sangiorgesi che si sono in qualche modo promozionati non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. È quindi un po' una terra di artisti, una terra dove per fortuna dopo Massimo Troisi, sulle orme di Massimo Troisi c'è stato un forte fermento culturale. Quindi, Massimo è un po' un punto di riferimento non da ricordare, e quindi il premio Troisi è anche questo, non il semplice ricordo di Massimo Troisi, la figura, ma ricordare la figura di Massimo Troisi tramite le azioni positive per creare un percorso culturale e territoriale.